Quando è iniziata questa passione? Allora, questa passione è cominciata intorno ai 16, cioè a 7 anni, grazie a un amico di famiglia che faceva DJ, e nulla, poi ho cominciato a vivere le prime discoteche, i primi club, quindi si parte con musica un po' più orecchiabile, più mainstream, quindi musica commerciale e tutto, poi house, tech house, e poi vai a sperimentare sempre, vai a ascoltare sound sempre nuovi, no? Quando ti intrippi meglio, diciamo, nel mood elettronico. E invece la figura del DJ, quando hai iniziato a capire, ok, forse potrei essere dall'altra parte? Quando ho cominciato ad andare a ballare, mi è scattato subito il fatto, cazzo, ma io voglio star di là. Vorrei star di là e nulla, sicché ho cominciato le prime festicciole private, quei vecchi Pioneer 100S, quindi mai a tempo, non sapevo nemmeno che dovevo fare. Però già era scattata la prima scintilla, no? Già diciamo avevi capito che era una cosa esatto, che esatto, la prima, iniziare a fare le prime ricerche musicali, no, ma questa non è tanto tutti, questo remix invece c'ha questa cassa un po' più grande. Quando si inizia questa cosa qui allora capisci. Esatto. E quindi poi com'è nato la ricerca nel cercare di portare qualcosa che a te piacesse e che, come hai detto, magari non fosse già un qualcosa sentito, ecco. Il tuo modus operandi, ecco. Secondo me è venuto molto naturale anche con gli ambienti che ho frequentato. Ho cominciato a lavorare subito al Mind Club di Empoli, perché sono di lì. Sì. E quindi l'ho vissuto molto intensamente quel periodo. E iniziando magari proponendo musica un po' più tech house, perché comunque ti va a interfacciare con musica che hai, inizi con musica che hai ascoltato, cioè più frequentemente, è più abituato, ecco, a ascoltare quel tipo lì. E poi secondo me è un processo naturale, ascolti nuovi DJ, ospiti internazionali, quindi vai a capire, cazzo, però questa roba figa è bomba. E quindi mi sono scurito sempre di più, sempre di più, e ancora oggi secondo me c'è questa ricerca dell'oscuro, no? Della musica techno, della musica elettronica, dell'ipnotico, e nulla, io credo sia ancora un'evoluzione, ma è bello, no? Di un artista avere un'evoluzione artista. Sì. No, ma poi il mondo della musica elettronica, il mondo della musica techno è talmente vasto, puoi fare talmente tantissime cose, che quindi tutti i giorni c'è qualcosa di nuovo, c'è uno stimolo nuovo, e secondo me è questo che mi sta fottendo un po' il cervello, no? C'è la ragione per cui devo andare avanti nella ricerca, nel cercare sempre di più l'oscuro. Ok, quindi diciamo ancora ad oggi, se ti dovessi chiedere se hai già trovato un tuo suono, una tua linea, pensi di aver raggiunto una consapevolezza? Diciamo che ho raggiunto una consapevolezza dopo già un percorso che ormai sta durando da qualche anno, quindi credo di essermi già posizionato nel panorama, cioè faccio techno, la molto scura, molto ipnotica, non seguendo il filone attuale, quindi dove i BPM sono altissimi, la ricerca del distorto e tutta questa roba qui che non mi piace, ma cercando sempre, come ti ho già detto, tutti questi sound molto più scuri, percussivi, molto ipnotici, sci-fi, quindi una cosa molto figo. Spaziale. Sì, no? Figo. E come hai notato appunto l'esternare questa tipologia di musica al pubblico? Le tue prime esperienze, le tue prime impressioni, quali sono state su questo tuo suono? Io ti do la verità, inizialmente c'è da prendere un attimo la pista per mano, perché comunque artisti, soprattutto in Italia, comunque nel panorama fiorentino, che propongano un tipo di musica molto lenta, tra virgolette, per gli standard attuali, molto scura, molto minimale, che non ha quel ritmo incalzante dell'art groove, dell'art techno, e va ora. È più difficile, magari la pista rimane un po' spiazzata, però diciamo un po' istruirla, ecco. Esatto, io non mi sono mai perso d'animo, io faccio questo, voglio fare questo, se mi chiami a suonare sai che io ti porto questo prodotto qua,
Quindi, però piano piano secondo me è una cosa, comunque la pista poi a un certo punto il set ti viene dietro, magari non è una cosa che si balla fisicamente, non è una musica che si balla fisicamente, ma delle volte bisogna solo chiudere gli Livello occhi mentale, certo. e andare più sulla tua mente, sul tuo cervello. Io dico sempre, a me Garba prenditi il tuo cervello un paio d'ore, Ok, bello. te lo prendo e Rende poi te lo molto ridò l'idea. Ok, dopo. Sì, 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 rende sì, sì. molto. E invece ti a livello proprio estetico, come vivi il rapporto? Cioè, fai molta attenzione alle persone o comunque rimani comunque concentrato in ciò che stai proponendo? Allora, io la pista la guardo poco, può Ok. essere un pregio, può essere un difetto, non lo so, Certo. anche perché comunque come modo di suonare spippolo tanto, Certo, ho notato, quindi sì. sono molto concentrato sul mio lavoro Certo. e poi comunque se mi chiami a suonare voglio un certo prodotto, quindi quando io propongo i miei set io faccio il mio e quindi perché tra virgolette la pista da me si aspetta quello, Certo, normale. quindi io voglio fare quello, che c'entra se c'hai l'interazione con la Ovvio, ci fa pista, è sempre bello, ogni piacere. tanto il braccio alzato, fa sempre piacere, no? Perché la pista Certo. ti risponde. Poi fai vedere a livello proprio emotivo, no? Esatto. Poi ovviamente se la pista è presa bene, anche te sei preso bene, quindi c'è anche più Certo. Uno l'empatia, no? Con scambio la pista. maggiore. Io quando si crea questa cosa qui, con il tipo di musica che propongo io, che non è facilissima, a me fa impazzire, cioè, questa cosa, è proprio, Certo. perché il mio è proprio un amore viscerale, no, verso Ok, questa cosa, è quasi una religione, quindi certo. quando c'è queste situazioni, sì, mi Ok, piace e tantissimo. proprio per questo motivo che dici ora, quindi mi immagino che dalla parte tua c'è un obiettivo, ecco, nel riuscire poi a fare di questo, diciamo, ciò che fai per il resto della vita, ecco, quindi c'è un tuo Cioè, obiettivo di l'obiettivo c'è, dover. Ok. io sto spendendo tempo, soldi, energie, sto rinunciando a tantissime cose, viaggio molto Certo. per avere sempre nuovi stimoli, comunque sì, è quello che voglio fare nella vita, nel senso, Ok. non sono più giovanissimo, però diciamo che fortunatamente questo è un mondo che si comincia a frequentare alla maggiore età, Certo. perché a 16 anni si vai a ballare, ma non è in club serio, non è nelle No, discoteche di città. no. Certo, d'accordo. E quindi sì, diciamo che sto puntando molto sulla qualità, sulla mia musica, anche sulle produzioni, per riuscire a fare sempre uno scalino in più In e più, certo. riuscire a farne parte integrante della mia vita e della mia vita anche economica, Certo, che è quella economica. che ti fa. Campare, sì, sostanzialmente. E invece, appunto, hai parlato che ti piacerebbe arrivare a questo, ma sotto il punto di vista come DJ, come produttore, entrambi, quale delle due facce al momento, diciamo, ti stai concentrando maggiormente? Allora, vabbè, il DJ è importante perché comunque io nasco come DJ, io la produzione inizialmente quando sono partito non l'avevo neanche presa in considerazione, però ultimamente ho studiato e devo dire, cioè come ho studiato, ho Certo. frequentato degli studi di artisti e tutto, e ho cominciato a produrre da qualche anno a questa Ok. parte. E mi sta intrippando Ecco, tanto, anche ecco, la quello. produzione. Sì, ora credo sia è la parte che mi prende più tempo fra le Certo. due, perché comunque fare il DJ si limita a uno showcase, a un programma come il Certo. vostro, alle 2 ore in discoteca, 3 o 4 ore, quanto è la durata del Sì. set. Però dal lunedì al venerdì, ecco, diciamo Certo. che la maggior parte del tempo si passa in Studio. studio a produrre. Sì, 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 sì. Ok. Stai già uscendo? Vorresti uscire su qualche. Sì, sono già Ok. uscito, ho fatto il debutto in piena pandemia nel 2022, se non sbaglio, su Concept Ipnotico, con un LP, subito, quindi un Ok. album, subito 7 tracce inedite Perfetto. in un'etichetta argentina, che mi ha aiutato comunque a capire dove Certe potevo essere dinamiche, nel mondo, certo. sì, Ok. E poi nulla, ho fatto 2 uscite su Tecnotaxi, sempre un'etichetta argentina, con vari artist e poi con un EP mio, Ok. che ultimamente è veramente supportato da
tanti artisti e uno fra tutti di VS1. Ok. E poi sono uscito anche sui Various Artists dei 10 anni di attività di Affected Recordings di Alex Dolby, quasi molto per caso, ci siamo sentiti su Instagram, io proprio così, okay. Ciao Alex, sono Tommaso, ti posso mandare un po' di musica da ascoltare, sai, vorrei un feedback, e lui, ah, figa, mi piace, una te la prendo, dai, ti faccio uscire sul guaio. Bello, bello. E uscire in un Various Artist con nomi come Mike Storm, Oise, sì. Divide, Giri, Luca La Rocca, che sta vicinissimo a casa mia. Che è un amico, fa piacere, ecco. Certo. Quindi diciamo a livello attuale c'è tanta soddisfazione sotto l'aspetto produttivo. Sì, 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 ecco. Sì, sono magari poi c'è soddisfazione sulle uscite, poi c'è dei momenti di down incredibili in studio, perché poi sono anche molto un perfezionista, certo, no? Pignolo, cazzo, io la roba la voglio così, okay. Io se me la immagino in testa così deve venire fuori così, sicché sto ore, ore, ore. Secondo me se avessi un po' più libertà di testa uscirebbe molte più cose. Se fossi un po' più trascurabile, ecco. Ecco, però è proprio il mio carattere. Cioè, cazzo, io la voglio Ma così. Può essere, sai, come dici te, un lato sia positivo e negativo, perché alla fine, al giorno d'oggi, c'è talmente tanta musica, cioè che fai difficoltà veramente ascoltare. Sì, tutte le persone che escono, è possibile. Poi etichette che rilasciano 3-4 EP insieme in un solito giorno, artisti che rilasciano tutti i mesi. Cioè vuol dire che le cose le fa proprio, si può dire, col culo, sì, si è detta proprio alla frente. No, va benissimo. Mi fai parte di un collettivo? Sì. Se vuoi parlare? Faccio parte di Modern Right da quest'anno, da quest'estate sono entrato e le ho conosciute questi ragazzi l'anno scorso perché mi invitarono a suonare. Okay. E insieme ad Alberto Tolu a gennaio l'anno scorso, se non sbaglio, e mi sono subito trovato bene. Tancredi lo conoscevo già perché avevamo lavorato insieme al Minecraft, okay. Seppure in due staff differenti, ma comunque certo. C'era un bel clima all'interno del club, okay. E dopo la chiusura del club che avevo io precedentemente, che gestivo con il mio vecchio staff Groove, okay. Che ho passato anni bellissimi con loro, veramente si è creata un'amicizia incredibile. E nulla, ho avuto questa opportunità, ci siamo messi a tavolino, non c'è stato bisogno di dirsi nulla, andava tutto naturale. Quando okay. Trovi ragazzi così, che anche loro hanno la stessa passione, la stessa voglia di fare. Stessa filosofia anche, esatto, da quello che ho capito. Dove sì, ci si vuole tutti bene, certo. Poi la musica è il centro di tutto, cioè non ce ne frega nulla delle di tutte le cosine, no, la musica. Musica e basta, ok. Quando si parla di musica va bene. Spero che oggi tu ti sia trovato bene, che sono trovato benissimo. Sei stato libero di suonare quello che preferivi. Sì, 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 quindi guarda, sono contentissimo, okay. Di fare questi progetti, quando c'è comunque anche qua ho trovato tanta passione. Grazie mille. Poi, come mi ha detto prima Riccardo, su è proprio un salotto, sì, no? Sì, sì. Ci si incontra gente, si chiacchiera. È una giornata. Gente, sì, è una giornata diversa. Anche qui che si pensa alla musica, c'è sempre la musica di sottofondo e quindi sono contentissimo. Sono trovato benissimo, vi ringrazio e noi dell'invito. Te, apprezziamo un sacco il feedback e quando vuoi passare ci trovi qua. Grazie Alla mille. Prossima. Ciao.